Ciao, ciao a tutti, buon pomeriggio. Ecco, intanto vedo della gente che si sta collegando. Sono un po' emozionato perché è la prima diretta che faccio, poi dalla pagina On Dance ancora di più. Ne approfitto intanto per ringraziare chiaramente Roberto Bolle per l'invito e nonché la pagina On Dance. E nulla, benvenuti a casa mia. Vi spiegherò in breve come pensavo di impostare questo incontro, ecco, preferisco chiamarlo così. Faremo una parte di riscaldamento molto leggera, non la spiego, la faccio molto lentamente, in modo tale da poterci poi concentrare sulla parte coreografica. E nulla, per chi non mi conoscesse, scusatemi, mi presento, sono Francesco Gammino e attraverso questa lezione, per chi non mi conoscesse, proverò a farmi conoscere un po' meglio. Vi chiedo soltanto una cosa adesso, a parte il riscaldamento, durante la spiegazione, se possiamo evitare i commenti, perché qualcuno si è lamentato che non si vedeva bene lo schermo. Per cui magari, nel momento in cui mi interrompo di volta in volta, se ci sono delle domande da fare, così, insomma, vedremo un po', anche se a distanza. Come si dice, di rimanere uniti e vicini. Va bene, mi stoppo e buona lezione, buon lavoro e grazie per la compagnia. Lascia la schiena, 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 la schiena
Allungo verso la diagonale. E stretch. Lascio andare. Respiro, scivolo la gamba sinistra indietro. La sinistra dietro e stretta. Giù il ginocchio. Thank you.
Perfetto, allora, siamo su due gambe, facciamo prima le braccia. Si sente male la voce? Ok, perfetto. Adesso abbiamo finito il riscaldamento, quindi la musica l'abbiamo tolta. Uso solo la voce per spiegare, ok? E poi facciamo un po' alla volta. Perfetto. Allora. Semplicemente le braccia ruotano, prima il destro verso l'esterno, andeor, due cerchi, poi il sinistro, rimbalza l'avambraccio per tornare dentro e il movimento lo continuo con le dita, andedan, apro il ruoto destro, apro il ruoto sinistro, rimbalza verso l'interno, continuo con le dita. Ancora. E morbido, one, 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 e. Ancora. Ruoto destro, sinistro, rimbalza, fermo il gomito, dalle dita ruoto verso l'esterno. Semplicemente con le gambe andrò plié e sposterò il peso un po' verso destra all'inizio e poi verso sinistra. Quindi andrò di conseguenza, sinistra e sposto, ruoto. Ancora. Plie. Ancora. E one, one, one. E. Da qui farò un piccolo plie della gamba sinistra. La gamba destra esce in seconda. Una seconda andedan. Ruota il basso gamba. Pensate di avere un gradino sotto. Per cui spingo la gamba. La mano sinistra continua vicino all'orecchio. E il braccio destro invece si incrocia sotto, quindi da avanti. Ancora, sono qui, dal plié, esce la gamba, ruota, spingo, orecchio, incrocio. Mi sposto io per lo spazio, per farvi vedere meglio. All'inizio, morbido, respiro, one, one, rimbalza, e dita, plié, ruota,
Coraggio. E ruoto. Un po' più lentamente. E ruoto. Uno, due, rimbalza. Ferma il gomito. Dita. Queste dita, ragazzi, conducono il plié. Quindi da qui scendo, ruoto e su. Incrocio. Attenzione adesso a questo incrocio delle braccia. Semplicemente come se dovessi smontare una lampadina. Cambio. Quindi ho la destra avanti che andrà indietro. Le braccia un po' si allungano. Smonto la lampadina per allungarmi. Dal gomito mi sposto a sinistra. Sono qui. Afferro, ruoto, dal gomito mi sposto a sinistra e apro un po' la gamba sinistra. Metto un po' più indietro per farvelo vedere. Siamo qui, semplicemente. Ruoto e il braccio sinistro però non si ferma, si allunga verso la diagonale. Ancora, sono qui. Ruoto, vado e morbido, allungo, scendo e scivolo a sinistra, dalla spalla e il braccio. Rimettiamo insieme dall'inizio, piano piano. La. Ancora una volta. E destro. 1, 2, rimbalza. Ruota plié, fuori, sale, cambia. E lì, finisco. Mano destra sopra la sinistra. Semplicemente avvicino le mani sul fianco sinistro, avvicino la gamba sinistra. Sono qui, mano destra, le braccia andranno da sinistra a destra, salgono e continuiamo da sinistra a destra per scendere a sinistra. Ancora da qui, semplicemente spingo, chiudo e non mi fermo, giù, continuo a sinistra, a destra e giù. Ancora questa parte, da qui, destra sopra. Chiudo, sale, torna e chiaramente quando facciamo questo, comunque qualsiasi movimento, non uso solo le braccia, ma metto dentro la testa fondamentale e tutto il corpo per riempire completamente il volume intorno a noi, ok? Facciamo un po' dall'inizio e plie, one, two, ruota e plie, salgo, su e scivolo, pom, sotto, sopra, sopra e ok, ci siamo più o meno, sono domande, dubbi. No, vado avanti. Attenzione, finisco un attimo questa parte e poi lo facciamo insieme con la musica. Da qui che sono, queste mani prenderanno la caviglia destra, quindi devo piegare la gamba destra e tenerla, afferrarla dalla caviglia, dal piede. Ok? Quindi, da qui il movimento non si ferma. Respiro. Attenzione, da destra trasferisco il peso a sinistra per raccogliere la gamba destra. Sì? Ok, se ci sono dubbi, man mano scrivete qualcosa e magari lo vedrò. Spero di potervi aiutare. Lo faccio ancora quest'ultima parte, molto semplice. Da qui. Avvicino. Sotto. Sopra. Raccolgo la gamba destra. Perfetto. Allora, dall'inizio lentamente. Morbido. 1, 2, rimbalza. E plié. Ruoto. Su. Incrocio. Scivolo. Taglia, spingo giù, su, continuo il giro, non mi fermo, afferro il piede destro. Va bene per voi? Perfetto. Proviamo a marcarlo insieme con la musica. Per adesso lo facciamo un po' piano. Man mano che prendiamo confidenza, andiamo un po' più veloci, diciamo, un po' più dinamico. Un attimo.
spostato il telefono per mettere la musica, scusate. Orecchio come se avessi ascoltare qualcosa, ma la destra l'aggancia, ruoto dal gomito scivolo, apro la gamba sinistra e continuo tagliando, ma la destra sopra avvicino e chiudo tutto il giro e raccolgo la gamba destra, continuo solo una piccola parte. La mano sinistra continua a tenere il piede destro, invece il braccio destro aggancia dentro, lascio andare la gamba destra e tiro su il braccio sinistro. Allora, metto più vicino. Le braccia rispetto alla gamba sono così. Lascio andare il destro, incrocio dentro e il gomito destro tira su il sinistro. Perfetto. Ultima cosina. Srotolo il sinistro, allungo il destro. Semplicemente le braccia si scambiano. Sinistro su, destro, seconda. Ancora. Da qui. Incrocio. Respiro. Cambio. Quando le braccia si cambiano, salgo un po' la leva, una piccola sospensione. Sali, sali, scendi. Ok? Questo movimento del polso a spingere in su, la il respiro, la sospensione, salgo, salgo. Ok, quindi uso anche il corpo. Un po' prima ancora. E giù, su e raccolgo, incrocio, respira. Da inizio, senza musica. E un, due, rimbalza, ruoto, plié, salgo su, ruoto, e giù, tag, su, sopra, test, raccolgo, incrocio. Salgo, salgo, scendo. Ok. Cosa volete che ripeta? Quale parte? Ok, direi tutto quanto. Ancora una volta. Destra, sinistra, rimbalza. Fermo il gomito. E polso solo le dita. Ripeto, questo movimento mi dà l'impulso per far uscire la gamba destra. Ruoto un po' i fianchi. Su, ricordatevi di spingere come se ci fosse un gradino. E dal fianco continuo verso l'alto, il corpo scorre. E nel frattempo scorre anche la mano sinistra. Ok? Quindi da qui, fum, plié, spingo, incrocio, schiena che lavora, gomito che taglia. Vado a prendere, sotto sopra, raccolgo la gamba destra, incrocio, salgo, salgo. Perfetto. Lo rifacciamo con la musica, eh? E poi lo ripeto ogni volta che volete. Però vorrei andare avanti. Proviamo un po' di volte, ok?
Semplicemente il braccio destro chiude verso sinistra per fare una piccola contrazione, come se tenessi un enorme pallone da Pilates. Da qui, questo, trasferisco il peso sulla gamba destra per poter staccare la gamba sinistra. Mano destra per il ginocchio, attacco il piede al ginocchio destro. Appoggio il braccio sinistro, ruota ande or, e insieme invece le braccia ruotano ande dan. Questo. Mentre le braccia ruotano ande dan, le gambe si aprono sinistra avanti, destra dietro, una quarta. Come se dovessi fermare qualcosa verso il basso. Ancora. Da qui. E morbido. Respiro. Afferro, chiudo. Ruoto indietro, rimbalza avanti, attenzione, la sinistra rimane lì, il braccio destro invece si apre verso la diagonale, ok? Ed è anche un po' più basso. Ancora una volta, da qui, e plie, chiudo, ruoto, e apro, solo il braccio destro, apro, fermato, ok? Fermo il movimento. Ancora una volta, un po' da prima, da qui. Incrocio il destro sotto, respiro, spingo, attenzione, cambio, chiudo e avanti, apro. Ancora una volta, sono qui, apri, chiudo, chiudo, giù, and down, la sinistra va avanti, apro il braccio destro. La testa alla fine va verso la mano destra, ve l'avrei detto dopo, perché è il passaggio dopo. Però ve l'anticipo, per quanto riguarda la testa, seguo il movimento. Orecchio sulla spalla sinistra, appoggio, seguo il braccio sinistro, avanti rimane, adesso segue la mano destra. Come se con la mano destra volessi fermare qualcosa in giù. Fermo. Ok, last part. Da qui, braccio destro interno, respiro, cambio, attitude, avvicino la gamba sinistra, appoggio, due braccia, taglia, ok, attenzione, ne approfitto, da qui che sono semplicemente, lo faccio di fronte ma non cambia nulla, dalle dita parte il movimento verso l'interno, immaginate di avere una sfera, o un'arancia verosimilmente, e di farvela passare dalla mano destra lungo il braccio, le spalle, e arriva alla mano sinistra. Da qui, easy, passo all'altra parte. Ricordatevi di finire il movimento fino ed oltre le dita della mano sinistra. Se sono qui, e dietro avanti, da qui dietro avanti. La mano destra, che è dietro, raccoglie la gamba destra. Attenzione, la stacco su. E prima ande or. Adesso dalle dita vado ande dan, in flex, e appoggio. Ancora. Da qui. Apro. Trasferisco il peso, e quindi posso staccare la gamba destra. Ruoto, prima ande or, poi ande dan. Adesso avvicino il braccio sinistro e la gamba sinistra indietro. Le braccia sono così. Quindi da qui, questo. Ancora una volta. Avanti. Apro. Trasferisco. Cambio. Avvicino. Un po' più lentamente. Sono qui. Apro. Trasferisco. Porto a me. Finisco un attimo,
Sposto semplicemente le braccia, una volta che ho avvicinato la gamba sinistra, in avanti. I gomiti sono aperti, non fanno altro che incontrarsi ed aprirsi. Da qui avvicino, destro, chiudo, apro. Ancora. Apro, tac. L'accento è in giù. Ancora una volta. Da qui. Apro. Afferro, trasferisco, ruoto, avvicino, e chiudo. Come va? Ripeto, sì, senz'altro. Parto un po' da prima. Siamo qui. Chiudo il braccio destro, plie. Mano che si avvicina. Ruoto. Avanti. E morbido. Avvicino. Apro. Chiudo. Ancora una volta. Sono qui. Uom. Avvicino. Ruoto. Avanti. Braccio destro. In avanti. Ruoto la destra. Lavora il corpo qui. Avvicino, apro. Quando avvicino il braccio sinistro, non faccio altro che spostare il gomito destro avanti, semplicemente ruotando il corpo verso la diagonale. Da qui, torno, ruoto, chiudo, apro. Perfetto. Ok. Rivediamo dall'inizio, lentamente, senza musica, e poi ce lo ascoltiamo. Il tempo vola, e morbido destro, 1, 2, ruoto e mano, pam, su, tutto il giro, gomito, taglio, indietro, sopra, raccolgo, incrocio, plie, avvicina, ruoto e cicchio. Signori, tocca a voi. Tutto piano dall'inizio, l'abbiamo appena fatto, lo rifacciamo un'altra volta, però con la musica, lentamente. Avanti. Allora, da qui che sono le braccia vanno giù e apro e giù. Le gambe, ragazzi, si alternano, sinistra dietro, destra avanti, ande oro una quarta. Semplicemente ruom. Questo. Sono qui. Giù, sinistra, destra e dalle spalle ruoto completamente le braccia e avvicino la gamba sinistra. Ancora. Sono qui e giù e chiudo. Sarebbe sinistra, destra, sinistra, ok? Da qui, sinistra, destra, sinistra. Insieme al piede le braccia ruotano, insieme alla gamba sinistra che si chiude. Le braccia ruotano dalle spalle e continua a spingere verso l'esterno, ok? Quindi da qui e voilà. Attenzione, da qui che sono, le braccia afferrano la gamba destra per fare un piccolo envelopé. Davanti a me in quarta il corpo rimane in avanti. Trattengo.
Aspetta che sposto il mobile. Ok, scusate. Dati che sono, abbiamo detto, ruoto a ferro, un piccolo angolo pè. Continuate a tenere la gamba dal ginocchio destro per spingerla indietro. La schiena prima in su. Adesso, quando la gamba destra scende, il corpo srotola. È più facile a farsi capirsi. Da qui che sono, spingo e... Ok? Il corpo fa questo, una volta che la gamba si allunga, srotola verso l'alto il corpo. Ok? Ancora una volta. Siamo qui. A, ruota, ferro, su, dietro, appoggio. Quando appoggio, quindi trasferisco il peso sulla gamba destra, fermo il movimento destro. Attenzione, tutto quanto il corpo qui è fermo? Ruota soltanto l'avambraccio destro. Ok? La testa rimane lì, che è la direzione della diagonale di prima, dove ho raccolto e sviluppato la gamba destra. Pum, pum, e ciu. Ancora. Da qui, angolo pè, sviluppo, fermo, ruota. Un po' da prima. Da qui. E pum, chiudo, angolo, ruoto, gomito, braccio. Chiaro? Direi di sì. Deve essere chiaro. Ancora una volta, per favore. Allora, da qui, sinistra, destra, chiudo, afferro e fum, la, gomito. Mi sposto un po' più indietro per lo spazio, così riesco a far vedere tutto quanto. Angolo pè, sviluppo, ferma, gomito. Attenzione, la stessa mano destra adesso afferra la gamba destra dietro, avvicina la sinistra e un attimo si agganciano. Aggancio il piede destro in flex al ginocchio sinistro, ok? Questo. Faccio vedere solo questo movimento. Fermo, afferro la gamba destra, aggancio. Quando avvicino la gamba destra, do un piccolo impulso con il gomito sinistro. Mettiamo insieme. Sinistra, destra, ruoto, afferro, su, dietro, gomito, ruota e avanti il braccio sinistro, cambiando semplicemente la diagonale. Quindi da qui scendo là. Ancora una volta. Chiudo, apro. Sinistra, destra. Ruoto, mi abbraccio, rimango giù con il corpo, gamba si alza, sviluppa, dietro, fermo il gomito, ruoto, torno vicino a me, avanti. Ok, rifaccio. Senza musica dall'inizio ancora, per la memoria, eh. Ruoto, ruoto, torna, plie. Ruoto, in su, respiro e taglio, sotto sopra, raccolgo la gamba, incrocio, su, plie in contrazione, avvicino, braccio sinistro che ruota due braccia, che ruota in avanti, taglia col destro, trasferisco il peso, porto le braccia insieme a me, chiudo, apro, quarta, ruoto, avvicino, angolo pede velo pè, gomito, ruota e là. Com'è? Ok, ci ascoltiamo insieme con la musica, però vorrei continuare un po', eh. Thank you.
respiriamo un attimo. Respirato, andiamo avanti. Allora, dove siamo? Dove siamo? Dove siamo? Vediamo chi mi suggerisce. Allora, da qui che sono, attenzione alle braccia, eh? La mano sinistra dalle dita andrà in giù, semplicemente. Raggiunge intanto la mano destra e mentre il sinistro va giù, la mano destra viene su. Quindi non farò altro che incrociarsi, però mando avanti il gomito sinistro, questo. Continuano e si scambiano. La mano destra scorre e afferra il gomito sinistro. Da qui uso le spalle per farlo, eh. Giù vado a destra, sinistra, aggancio. La mano destra non si ferma, scorre lungo la spalla, ruota tutto il braccio e va avanti. Solo le braccia. Allora, da qui giù si incrociano. Cambio, scorre, su, avanti, ancora una volta, da qui, e, pan, 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 e, visto di fronte ragazzi, è semplicemente questo, La sinistra va giù, la mano intendo, dalle dita, la destra viene su, da qui, questo, pum. Continuano un po', adesso contrario, sinistra giù, destra, ok. Continuo, scorre, come se mi tirassi su una manica, fermo la mano alla spalla, il braccio sinistro continua in avanti. Con le gambe è semplicemente questa cosa. Abbiamo fatto questo, mi fermo, come se stoppassi qualcosa o qualcuno davanti a me. Fermo, si avvicendano le braccia, ruoto. La mano sinistra raggiungerà il ginocchio sinistro. Ancora. Le gambe, ragazzi, semplicemente mentre ruoto il braccio sinistro, si aprono in quarta, però questa volta la sinistra avanti. E la mano sinistra si appoggia sul ginocchio sinistro. Ancora una volta. Una piccola sospensione, plie, respirando, ruoto, mi appoggio. Ancora lentamente. Sono qui. E incrocio, cambio tutto il giro. Apro, attenzione, il braccio destro si infila sotto, si piega il sinistro e porto le due mani sulla mia testa. Ancora una volta. Se sono così, braccio destro dentro, aggancio e tiro su. Ho il braccio destro avanti, il sinistro dietro. Torniamo un po' indietro. Allora. Da qui e avanti, chiudo, allungo, ruoto, aggancio, avanti, cambio tutto il giro, poggio, incrocio, mi tiro su. Come va, signori? Beh, direi bene. Lo rifaccio ancora, eh. Sempre da quest'ultima parte. Apro, ruoto, afferro, su, sviluppo. Fermo il gomito, solo l'avambraccio. Aggancio, fermo, cambia, cambia, ruoto e su, davanti a me. Ci siamo quasi, eh? Bravi. Sì, lo rifaccio. Da qui, braccia, braccia. Semplicemente, se usiamo le spalle, o meglio il corpo, verrà da sé. Andrò a destra, andrò a sinistra. Ok? Quando la sinistra sale, lato destro. Sono qui e cambia. Destra, sinistra. Intendo sinistra sale, scende. Da qui, fum, fum, e incrocio su. Perfetto. Allora,
Se siete d'accordo, visto che non manca molto tempo, finirei un attimo questa parte in modo da avere la frase coreografica un po' più completa, sulla quale poi potremmo e potrete lavorare anche da casa se volete. Vi ricordo che poi la classe verrà salvata e messa nei vari canali on dance, quindi Instagram e YouTube, dove potete comunque rivedere il lavoro fatto oggi. Quindi se c'è qualche passaggio che vi manca, potete rivederlo anche da lì, ok? Finisco un attimo quest'ultima parte e poi lavoriamo tutto quanto all'inizio anche con la musica. Allora, da qui che sono, mi sono abbassato per far vedere le braccia, eh? La mano sinistra rimane sulla testa e il braccio destro si apre. Quindi da qui, questo. Semplicemente allungo le braccia verso la diagonale e raccolgo. Ancora una volta, sono qui, apro, su, raccolgo, attenzione, apro, adesso allungo le braccia verso la diagonale come se dovessi afferrare qualcosa lontano e per bilanciare il corpo la gamba destra farà un piccolo envelopé, questo ci servirà anche per metterci in asse, per cui, da qui che sono, apro, allungo, torna. Ancora una volta, apro, mi allungo, torna. Attenzione alle mani che scendono, spingeranno il ginocchio sinistro, ruoto la gamba in dehors, ritorna dentro dal fianco destro come prima, allungo il braccio destro su e schiaccio giù. Ancora, sono qui, apro, lungo, giù, in dehors, chiudo, su, ferma. Ancora. Apro, respiro, dopo che fermerò questa mano, la gamba sinistra verso la diagonale farò un piccolo envelopé, questo, quindi da qui, apro, allungo, giù, apro, chiudo, giù, e, lo rifaccio lentamente, sono qui, apro il braccio destro, mi allungo verso la diagonale, recupero la gamba e le braccia. Sposto, chiudo dal fianco, viene su, gomito, braccio, sta. Il braccio destro lo sviluppo dal gomito e lo fermo steso. Intanto trasferisco il peso sulla gamba destra per fare un envelopé a sinistra. Ok? E vita alla fine. Ok? Ancora una volta. Apro, respiro, raccolgo, apro, chiudo e dita. Rifaccio. Allora, da qui. Apro, su, chiudo e dita. Un po' da prima. Chiudo, apro. Quarta ruota a ferro e dietro, fu, andavo, cambio e avanti, incrocio, su, dita. Che dite, signori? Dite alla fine com'è? Andiamo, questo a uno a uno. Ok, rimetto la musica per prendere un po' di padronanza e confidenza. Ci rivediamo lentamente tutto quanto dall'inizio con la musica. Thank you.
fianco spinge, trasferisco il peso tutto a destra, non appeso a sinistra, fermo. Quando come si poggiassi la mano sul tavolo, sposto lentamente il peso a destra, quindi una gamba sinistra libera, non lontana, sono verso la diagonale, e qui sviluppo, stai, lunga, raccolgo, dita, il corpo rimane sempre a destra. Inizio insieme. Scrivendo per la musica. Allora, si chiama Everyday e la compositrice, immagino, l'arrangiatrice è Carly Comando, C-A-R, Catania, Ancona, Roma, Livorno, Yogurt, Carly Comando, ok? Il titolo del brano è Everyday, un po' come adesso, ogni giorno, ancora una volta. Passaggi, vi ricordo che potrete sempre rivedere questo live che rimarrà registrata e sono curioso di vedere le vostre versioni, quindi magari ecco, se vi siamo visti adesso spero di rivedervi magari più tardi attraverso i video. Non dimenticate i tag, ok, della pagina, e se vi farà piacere anche noi vi vedrò assolutamente molto molto volentieri. Ok, l'ultimo minuto da inizio. Thank you.
Ragazzi, il tempo troppo